Shavua Tov a tutte. Ciao René, ciao Carosella. Ciao Grazie Fiammetta, Dalmahanei Yehuda, Yerushalayim. E grazie per il tour turistico. Ciao Rachel. E buona settimana, Shavua Tov. Domenica, 20, Yom Rishon, 24 Kislev, vigilia della bellissima, meravigliosa festa di Hanukkah, che poi noi festeggeremo giovedì sera, Bezrat Hashem. E allora, come di consueto, ripartiamo la settimana con il nostro ordine, partendo dalla Yom Yom. E la Yom Yom oggi, cioè il Rebbe, a nome del Rebbe Ariatz, come sempre, spiega i tre versi che iniziano il Lechun Eranena, ok? In modo, il Rebbe dice, comprensibile a tutti. E la spiegazione è la seguente. Allora, spartiamo da mercoledì, no? Oggi siamo domenica, ma da mercoledì dobbiamo cominciare a pensare che cosa avremo per Shabbat. Questa, allora, una preoccupazione, diciamo in senso letterale, ma anche spirituale, ovviamente, perché a Shabbat non ci si prepara solo con cibo prelibato, con la casa che brilla, eccetera, ma anche spiritualmente. Dunque, cosa possiamo fare in modo che questo Shabbat sia un vero Shabbat? Dunque, da mercoledì parte la settimana, ogni settimana, da mercoledì, ok, cosa posso fare che questo Shabbat sia uno Shabbat meraviglioso? Dopotutto, sappiamo che ogni persona è molto diversa il giorno di Shabbat rispetto agli altri giorni feriati. Dunque, ci si può prendere dallo sconforto, al che la soluzione è Lechun Eranenah, famoso Lechun Eranenah, appunto, che recitiamo ogni inizio di Shabbat. Dunque, venite Lechun Eranenah e cantate, no? Neranen, cantate. In che senso? Avere fede, avere fiducia in Hashem. E poi arriva il giovedì, ok? E lo Shabbat ancora più vicino, ovviamente, e non abbiamo però ancora nulla. Allora non è così facile questo Neranenah per tante persone che non si sono preparate per tempo o spiritualmente, materialmente, come dicevamo. Allora ci rendiamo conto che a quel punto bisogna fare qualcosa. Cosa si fa giovedì sera, come noi facciamo ogni settimana il nostro gruppo? Precisiamo, studiamo Hasidut. Ecco, adesso avete capito anche perché giovedì sera studiamo Hasidut in preparazione allo Shabbat, in modo che appunto entra il venerdì e riusciamo finalmente a percepire la profondità di questo canto che è Nechun Enarna, l'Hashem, e dunque per Hashem, che siamo pronti ad accogliere le mitzvot di Hashem, in particolare quelle che riguardano Shabbat. Hashem che è un grande Dio, Hashem che è un grande re, e così dovremmo arrivare, ogni ebreo dovrebbe arrivare a Shabbat con questa preparazione materiale, psicologica, spirituale, che parte già dal mercoledì con questo Neranenah, con questo canto, con questa gioia, e sappiamo che la gioia è quella che dà la brachà, è quella che rompe ogni limite e ogni ristrettezza. Detto ciò, incominciamo la nostra bellissima nuova parasha. Allora, questa è la parasha Miketz, è una parasha che io ho insegnato una trentina di anni fa. Tra i miei alunni c'era l'attuale Rav, figlio di Rav Lazzar di Roma, che conoscete sicuramente, le romane fra noi. Lui e la sua classe, l'ho insegnato, ho fatto una supplenza, avevo insegnato questa parasha. Ogni anno che arriva questa parasha mi ricordo di questa bella classe, di questa bella supplenza, e voilà, bei ricordi. E a quanto pare se ne ricordano anche loro, che questo è già una grande cosa. Allora, detto ciò, partendo dalla parte nostalgica personale, andiamo alla nuova parasha, la parasha di Miketz, siamo a pagina 173. Cominciamo il capitolo 41, oggi dall'inizio fino a 14 incluso. Allora, ecco Ruth, cerca di ripetere poi Psukim con noi, no? È un po' difficile, Vastra. Vabbè, che so, Jerusalemme, va bene. Appunto, approfittane. Ok,
Allora, parto con la spiegazione, c'è Rachel, c'è René che possono leggere già. Ok, però, allora io parto dall'inizio, vi do qualche spiegazione, poi le diciamo in ebraico e piano così Ruth anche ripete con noi. Allora, solo al termine di 2 anni che finalmente Faraone fece questo sogno. Dico finalmente perché grazie a questo sogno, come sappiamo, i risultati sono molto positivi per José. Allora, nel sogno si trova presso Nilo, che irriga l'Egitto come un canale, e poi che da Nilo, nel sogno, sogna che emersero 7 vacche belle d'aspetto, floride, che pascolavano nella palude. Poi, ecco, che dietro a quelle, dal Nilo, emersero altre 7 vacche, ma stavolta brutte di aspetto e magre, che si misero accanto alle vacche che già si trovavano sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le 7 vacche belle di aspetto e floride. Quindi il faraone si svegliò. Poi si addormentò e sognò nuovamente, ed ecco 7 spighe sane e belle spuntavano da un singolo stelo. Poi, dietro di esse, spuntarono 7 spighe sottili, sbattute dal vento orientale. Le spighe sottili ingoiarono le 7 spighe sane e piene. Il faraone si svegliò e ora si rese conto che aveva avuto un sogno completo che doveva essere interpretato. Al mattino avvenne che il suo spirito fosse turbato e mandò a chiamare tutti i maghi necromanti dell'Egitto, tutti i suoi saggi. Il faraone raccontò a loro su duplice sogno, ma non ci fu tra loro chi li interpretasse in modo soddisfacente per il faraone. E questi sono i psuchim in italiano. Vediamo un attimino Rashi, poi vediamo in ebraico. Allora, torniamo all'inizio. Dopo 2 anni c'è il sogno del faraone. Allora, e ci precisa dove, l'ubicazione proprio. Presso il fiume Lior. Allora, nessun fiume è indicato con il termine Lior, dice Rashi, appunto ad eccezione del Nilo. E perché è chiamato così? Rashi ci spiega. Perché tutto il paese d'Egitto è solcato da canali, Yehorim. Questi canali artificiali. Il Nilo scorre dentro questi canali artificiali riempendoli d'acqua, perché in Egitto, come sappiamo, la pioggia non cade regolarmente come negli altri paesi. E questo poi è spiegato anche nella Gemara di Masechet Sotah, nel Rashi di Sotah 13a. E poi abbiamo questi 2 sogni. Allora vediamo queste vacche belle d'aspetto che indica, come sappiamo, che per i giorni di abbondanza in cui gli uomini paiono belli gli uni agli altri, perché nessuno guarda con ostilità il suo compagno. Tutti sono nell'abbondanza, dunque c'è buon occhio uno per l'altro. E queste, abbiamo visto queste vacche che divorano, no? E il fatto che divoravano queste vacche magre indica che la gioia, provata appunto, come abbiamo appena detto adesso, dall'abbondanza dove c'è il buon occhio, eccetera, sarà del tutto dimenticata nei giorni di carestia. E poi conclude dopo i 2 sogni, Rashi dice che la mattina, vedremo appunto nel testo, aspetta, poi questo ve lo faccio dopo un attimo, prima vi leggo i psukim e leggiamo, allora, il primo piano, parola per parola, e poi il resto vado un attimino più veloce. Allora, Vayihi, Shenatayim Yamim Ufar'o Cholem Vehine Omed Al Hayeor. E perché dopo 2 anni? In realtà noi ieri abbiamo concluso la parashah con la richiesta di Yosef, vedete, all'ultimo pasuk, e del capocopiere, quando Yosef poi riesce ad interpreta, grazie all'aiuto di Hashem, come ben precisa, i sogni del capocopiere e del capopanettiere. Il capopanettiere viene, come giustamente interpretato, ucciso, invece il capocopiere viene salvato e riposizionato, diciamo, nella sua... nel suo ruolo, diciamo, di capocopiere. Sara, c'è una spiegazione, a parte, vabbè, il sogno che hanno fatto, ma una spiegazione perché tra i 2 è stato salvato uno e l'altro no?
Cioè, quale mancanza si sa? Quale è scritto da qualche parte? Quale no, mancanza? Le mancanze era quello, il capo panettiere c'era un sasso nell'impasto, e invece il capo cocchiere c'era un insetto, se non erro. E, diciamo che quello del panettiere era più grave, perché poteva essere un attentato, rischiava di morire, cioè chi, esatto, un attentato alla vita del parò, anche se non era, diciamo, voluto, intenzionale, comunque il pericolo era molto più, diciamo, certo, elevato. Fantastica, come sempre. Allora Yosef chiede al capo cocchiere, una volta che gli ha svelato il sogno, una volta che appunto lo stanno portando fuori dalla prigione, dunque liberando, mi raccomando, ricordati di me e parla di me al faraone. Il fatto che Yosef Hatzadik, il tzadik per antonomasia, chiede a qualcuno di far da tramite per la sua salvezza, per Yosef, a livello di Yosef, era considerato un errore, per non dire un peccato, e ha dovuto pagarlo con altri 2 anni di prigionia. Ecco perché non è stato salvato subito, e infatti qui vediamo, dopo 2 anni inizia la parasha, a solo al termine di 2 anni che il faraone dunque fa questo sogno, perché Yosef HaTzadik avrebbe dovuto, diciamo, mettersi totalmente nelle mani di Hashem senza tramite. Mi direte, sì, ma noi anche sappiamo che dobbiamo fare la nostra parte, no? Vivendo in questo mondo, non dobbiamo contare solo su Hashem, anche noi dobbiamo fare. Allora, questo sì, in generale, giustamente, ma nel caso preciso di Yosef HaTzadik, allora, sapete che Hashem è molto attento, che chuta sarà, si dice, come il filo, no, di un capello, per quanto riguarda il tzadikim, cioè un minimo errore per un tzadik del calibro di Yosef, del calibro di Moshe Rabbeinu e via dicendo, è considerato molto, molto, diciamo, grave, quando noi, cioè, ben altro, ovviamente. Ok, allora, continui, psukim da 2 a 8 in punto. Vehine mina yor, olo sheva paro, yefot mar e uvriot basar, vatir eina ba'ach, vehine, sheva paro tacherot, olo tacharehen mina yor, ra'ot mar e vedakot basar, vata'amonna etzera paro, asfata yor. Vatochanna parot raot amar e vedakot abassar e ceva parot yifot amar e vehabri. Vaikatz parot, dunque si sveglia parot. Miketz fine, vaikatz si svegliò, non confondiamoci. Vaishan vayachalom sheni, vine sheva shibolim olot bekane echad, briot vetovot. Vine sheva shibolim dakot shtufot katim tzomchot acharei. Vativlana shibolim adakot et sheva shibolim abriot beamleot. Vai Katzpar o Vinechal. Vai Baboker, ecco il termine che adesso vi spiego, va Tippa em Rocho. Dunque la mattina suo spirito è turbato. Vai Shlach, vai Krael, Kol Chartume Mitzrayim, vet Kol Chachamea, vai Saper Paro Lahem et Chalomo, ve en poter otam le Paro. Dunque va Tippa em Rocho, cos'è questo va Tippa em? Dunque il verbo ha 2 lettere, ok? 2 Tav e Vatitpa M nel Targum, che adesso in questo Chumash non avete all'altro Targum, nel Targum è scritto, è come il suo spirito era colpito, dunque risuonava dentro di lui come una campana, Pa'amon, Vatitpa M Rucho, come un Pa'amon. E a proposito di Nebuchadnezzar, nel libro di Daniele, capitolo 2, passo 1, è scritto: il suo spirito ne fu turbato, ma lì è scritto Vatitpaem, con 2 taf. Perché in quel caso, cioè di Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, aveva 2 ragioni per essere turbato. Aveva infatti dimenticato il sogno, nel caso di Nebuchadnezzar, e ne ignorava l'interpretazione. Qui, come vedremo, quando Yosef gli interpreterà il sogno nel modo giusto, parò, perché tutti questi indovini, no, cartomanti dell'Egitto che fa chiamare Paro,
ognuno dà una sua interpretazione, ma ogni volta però dice no, no, ma perché no? Che ne sai, forse è giusta, forse è una giusta interpretazione, perché in realtà Paro aveva anche sognato l'interpretazione, quello che era successo anche dal capocopiere e capopanettiere. Allora, nel caso di capocopiere e capopanettiere, ognuno aveva fatto il suo sogno e ognuno aveva sognato l'interpretazione del sogno dell'altro. Dunque, quando Yosef ha interpretato il sogno del capocopiere, capopanettiere fa, sì, è vero, è quello che avevo sognato, e viceversa. Paro invece sogna il sogno, sogna la sua interpretazione, si sveglia, allora, i sogni sono molto chiari, ma non l'interpretazione, quella gli sfugge completamente. Dunque, ognuno che viene e fa un'interpretazione, dice, no, non è questo, non è questo. Quando poi verrà Yosef il primo, già, ecco, questo è il sogno. Ma perché lui cercava di qualcuno che glielo spiegasse se avesse già, già interpretato? Se cosa? Perché il Paro cerca la spiegazione, chiede se già lui aveva sognato l'interpretazione. Ma aveva dimenticato. Aveva dimenticato. Però si è ricordato il sogno era molto chiaro. Come spesso succede che quando ci si sveglia ci dimentichiamo una parte. Esatto, una parte... O sul posto ti è tutto chiaro, poi qualche ora dopo sparisce. Allora, la prima parte dei sogni, cioè sia delle vacche, come abbiamo visto no, all'inizio, appunto, queste sia delle vacche, bell'aspetto, sia delle spighe, è molto chiaro. L'interpretazione è sfuggita completamente, ok? Dunque è molto turbato, anche perché sente che questi non sono due sogni, come tante volte si fanno dei sogni, non ci fa neanche caso, o succede che uno fa un incubo, però vabbè, poi ripassa. Dice qua, Vatippa Emruho, ancora una volta, questo spirito che è completamente turbato, no? Colpito, cioè è rimasto colpito da questo sogno. E, ok, dunque tutti questi indovini, questi hartomim, ognuno prova la sua, ma nessuno poteva interpretare il sogno faraone. E non è che nessuno l'ha interpretato come precisa Rashi, diversi l'hanno interpretato, ma non per i faraoni, in che senso? Che appunto, come vi ho spiegato, le interpretazioni non lo soddisfacevano, dunque non era contento della loro interpretazione. Infatti dicevano, genererai sette figlie e sette figli e poi moriranno. No, no, non è questo, non è questo. Vai avanti, Rachel, da 9. Il capo dei cocchieri allora parlò al faraone dicendo: oggi ripenso alle mie colpe. Il faraone si era adirato con i suoi servitori, mi aveva messo con sotto custodia nella casa del capo dei macellatori, mise in carcere me e il capo dei panettieri. In una stessa notte io e lui abbiamo fatto un sogno. Sogniamo entrambi, ciascuno il proprio sogno, che secondo quello che ci avvenne risultò come essere adeguato con la sua interpretazione. Ok, come dice Rashi anche qua, questo capocopiere ricorda, dice, facciamo un sonno che corrispondeva pienamente all'interpretazione che di esso ci è stata data, appunto. E qui andiamo a Rashi... a pagina 169, ok, capitolo 40 verso 5, 169, andate indietro non di tanto, insomma, di due pagine, capitolo 40 verso 5, vedete, entrambi il copiere e il panettiere re dell'Egitto, panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi in prigione, c'era un sogno nel quale videro anche quella che sarebbe stata l'interpretazione del sogno del compagno, come vi ho spiegato, ok? Dunque, allora, questo qua si ricorda. Dove era questi due anni, questo capocopiere? Se ne ricorda solo adesso? Ovviamente, da bravo Rasha, figuriamoci se, e lo vedremo quanto è Rasha questo capocopiere fra poco, ve l'avevo anche accennato settimana scorsa, e perché si ricorda? Perché vede che il faraone è disperato, nessuno riesce a interpretarlo, dice se io mi porto l'interprete sarò ben visto e ben ricompensato. Dunque non l'ha fatto certo per Yosef, ma l'ha fatto per i suoi interessi, che sia chiaro per chi non,
non fosse chiaro. Ok, ok, vai avanti ancora un passuk e poi dopo concludiamo con René. Là con noi c'era un ragazzo ebreo che era schiavo del capo dei macellatori. Glielo raccontammo e lui ci interpretò i nostri sogni, fornendo a ciascuno un'interpretazione verosimile rispetto al contenuto del suo sogno. Allora, ecco qui Rashi che ci spiega che cosa. Come lo presenta questo capocopiere Yosef al faraone? Prima abbiamo detto assolutamente nei suoi interessi, e malgrado sia nei suoi interessi, guardate il livello di rishut, no? Di empietà, non siano maledetti gli empi, come dice Rashi, addirittura non usa mezzi termini, perché anche il bene che i Reshaim fanno non è mai intero. Infatti, come vediamo in questo passù, il capocopiere menziona Yosef in termini ingiuriosi. Uno, un ragazzo, uno sciocco, non adatto a occupare un alto incarico. Due, ebreo, che non conosce neppure la nostra lingua, uno straniero. Tre, uno schiavo, e come si sa, secondo le usanze egiziane, uno schiavo non può né regnare né rivestirsi di abiti principeschi. Nel senso, io ti sto procurando qualcuno che ti interpreta i tuoi sogni, ma sarò io ad essere ricompensato, perché lui sì ti interpreterà il sogno in effetti come l'ha fatto a noi, ma non dimenticare, caro faraone, che non è altro che un ragazzo, un ebreo, uno schiavo. E che non ti venga in mente di ricompensarlo e certo non fargli ricoprire dei ruoli, degli incarichi importanti. E deve ammettere sempre per suo interesse che Yosef diede a ciascuno, sia il capocopiere che al capopanettiere, un'interpretazione che era conforme al suo sogno e si avvicinava appunto al suo contenuto. E qui René ci conclude, poi leggeremo in ebraico 13 e 14. Allora, vai, fantastica. Accade che le cose andavano proprio come lui aveva interpretato. Il faraone reimpiegò me nel mio volo, mentre in piccolato. Il faraone mandò quindi a chiamare Giuseppe, lo trassero velocemente dal fondo della prigione e per rispetto Giuseppe prima si rase, si cambiò i vestiti e solo dopo venne dal faraone. Giustamente, fantastica. Leggiamo da 9 a 15. Vaidaber sara mashkim et par olemor. Et chata'al ani maskira yo. Par'o katzaf alav adav, va'iten oti b'mishmar bet sarat ha'pachim, oti bet sarofim. Dunque, cosa dice? Io ricordo i miei peccati oggi, questo capocopiere. Nel senso, non ho interesse di ricordare al faraone che mi aveva buttato in prigione, gettato in prigione, però lo faccio per il bene del faraone. Dunque, ancora una volta sottolinea quanto lui non ha interesse, ma lo fa per il faraone, no? Non so se notate. E qui, 11, no, riprendo 10. Però cazzafa la batava, eten ottive mishmar bezzarab tabachim, ottive zarofi. Falachal machalom, belaila echad, aniva. Ish che fitron chalomo chalamno. Come abbiamo visto prima, ognuno sogna l'interpretazione dell'altro. Vesham itan, nar, ivri, Eved, Nessara Tabachim, Vanessa Perlova, Iftolano e Tramoteno, Ishka Halomo Patar. Vai Kasher Patarlano Kenaya, Oti Shiva Kanivo, Totala. Vai Shlach, Par Ova, Itrait Yosef, Vai Rizumina Bor, dunque lo, come lo, il faraone appunto lo manda a chiamare, e lo tirano fuori da questa fossa, Bor. In realtà Bor è in ebraico sarebbe fossa, ma perché dalla prigione, che era a suoi tempi era come una fossa, non come oggi Hotel 5 Stelle con internet e studi eccetera, vabbè, sorvoliamo. E vai zumina bor, vai galach, vai lef simlotav, vai avo el par. E dunque ecco qui abbiamo la prima parte della bellissima parasha di Michezia.
E passiamo al Tanya, che venerdì abbiamo cominciato, no? Vi ricordate? Siamo partiti dal primo Perek del Tanya venerdì, perché si riprende da Yutet Kislev il ciclo dello studio del Tanya. Nel frattempo io sono arrivata a me a Sharin, signore. Wow, Sara, wow. Sara, sì. Prima che inizi il Tanya ti volevo chiedere una cosa. Ho ricevuto da te un libricino con la Birkata Shachar e lo Shema. Ok. Sai dove la posso comprare? Perché noi entriamo nei negozi, ma non, c'hanno soltanto Birkata Shachar. Dato che la mia amica la vuole comprare, forse devo andare dall'altra parte. Tu sai dove? Allora, se sei a Sharim, chiedi, sì, chiedi il negozio Chabad. Il negozio... Chabad, sì. Ok. Chabad... Dov'è il negozio di libri? Chabad. Ok, grazie. È una libreria, è lì proprio dove sei. Adesso riconosco, aspetta, quasi quasi ti indico come andare. Io sto andando sempre, adesso vengo da... Sì, sei la fermata vicino, sì, sto vedendo più o meno dove sei. Comunque, chiedi, Rehov, non è... È la parallela di Rehov Strauss. La parallela Strauss è quella che da, no, aspetta. Da King George viene verso me a Sharim. King George, tu vieni da King George, vai, okay, su, giro. No, la salita, ti fai tutta la salita e arrivi a me a Sharim. Sì? Prima, sì, di Kikar Shabbat, questo grande Kikar, questo grande... Sì, ma è Kikar... prima. Vabbè, è prima? Va bene, lo chiedo. Di lì, sì, perché... Comunque su Rehov, sì, cioè venendo, okay, da Kikar Shabbat, andando per me a Sharim, la via parallela, ecco, sei vicino, ecco. Va bene, devo... va bene. Comunque il negozio Chabad, libreria Chabad. Sì. Va bene, grazie, chiedo. Ecco, poi Massimo ci porti al negozio, detto che cioè, facciamo il giro turistico, facciamolo fino in fondo. Allora, dunque riprendiamo, allora oggi siamo Chavdale Chana Pshuta, dunque riprendiamo con Chana Pshuta quest'anno, e oggi abbiamo il Perek Bet, il secondo Perek. Però oggi sì, ci tengo a recuperare la parte di ieri, perché comunque stiamo cominciando, dunque non saltare i pezzi, le parti principali. Allora, noi, vi ricordate, siamo partite da questa analisi della definizione del Benoni, di che cosa considerato secondo la Hasidut, secondo la Kabbalah, il Benoni. Dunque non è la spiegazione classica, cioè metà Averot, metà Mitzvot, come il Tzaddik è solo Mitzvot o Rasha che è solo Averot, ma ben altro. Infatti Ravah dice, io per esempio, per darvi un esempio, sono un Benoni. Cioè, ma come, se tu sei Benoni che sei... non hai mai neanche a livello non solo di azione, di parola, ma anche di pensiero, mai commesso una vera, un peccato, un errore, cioè se tu sei Benoni, cioè a noi cosa rimane? E qui, no, dunque continua questa analisi e definizione, diciamo, di questo livello del Benoni. Infatti questa prima parte del Tanya, perché abbiamo detto è diviso in 5 volumi, e il primo volume si chiama Sefer Shel Benoni, dunque sia Tanya che Sefer Shel Benoni. Allora, e continua, vi riprendo quello di ieri e poi riprendiamo il Perek. Dunque, quanto all'opinione generale, che un uomo le cui opere buone e malvagie si equivalgono, venga chiamato il Benoni, come vi ho detto prima, tipo metà-metà, mentre colui le cui virtù superano i peccati è chiamato uno tzaddik, questo sì, ma per quanto riguarda solo dell'uso figurativo del termine. Dunque, in relazione a che cosa? Ai premi e alle punizioni, perché Hashem ha detto, voi osservate la Torah e Mitzvot, sarete premiati, voi fate il contrario, sarete puniti. Dunque, per quanto riguarda la punizione e il premio dei Mitzvot e dei peccati, allora sì, chi... diciamo, quando le opere del buono e malvagio si equivalgono, in quel caso della punizione o del premio è considerato Benoni.
visto che l'uomo è giudicato secondo la maggioranza dei suoi atti. Dunque, se ha in maggioranza atti buoni o il contrario, è dichiarato tzaddik, appunto, se la maggioranza dei suoi atti sono buoni, nella sentenza quando sia stato assolto. Quanto riguarda la vera natura degli attributi e delle qualità dei vari gradi, delle varie categorie di om, di tzaddikim e dei benonim, allora i nostri saggi ci hanno svelato nel Talmud di Masechet Berachot 61b che i tzaddikim sono dominati solo dalla loro buona natura, come è scritto: e il mio cuore dentro di me, dice David Amelef, è vuoto, no? Nei Teilim 109, passo, Salmo 22, cioè Salmo 109, passo 22. E in che senso vuoto? Vuoto di inclinazioni malvagie, perché le, in quel caso David che parla nei Teilim le aveva distrutte col digiuno. E comunque sono andata a studiarmi il trattato di Masechet Brachot 61b, molto interessante, dove spiega appunto tutto questo concetto, che i tzaddikim appunto sono quelli che sono dominati dalla loro natura buona, come appena spiegato. Dunque, chiunque però non ha raggiunto questo grado, come David HaMelech, che dice il mio cuore è vuoto, nel senso che ho ucciso, tra virgolette, le inclinazioni malvagie, distrutte dal digiuno, perché faceva appunto tanti digiuni, ma chiunque appunto non ha raggiunto questo grado, anche se le sue virtù superano i suoi peccati, non può essere affatto, dice il Balatani, annoverato fra coloro che sono saliti fino alla condizione di essere considerati addirittura tzaddik. E questa è la ragione per cui i nostri saggi, e qui passiamo alla Mishnah, affermano nella Mishnah che Hashem l'Onnipotente vide che i giusti erano pochi, perciò ne piantò in ogni singola generazione, e qui siamo al Masechet Yomah 38b, infatti è scritto nei Proverbi, capitolo 10, verso 25, lo tzaddik è il fondamento del mondo. E ecco perché è il fondamento lo tzaddik, perché appunto in ogni generazione ce ne sono ben pochi. Poi tzaddik yesod olam ce n'è uno per generazione, come fondamenta. E poi intorno ancora un po' di tzaddikim, così che Hashem, vedendo che sono pochi, li ha sparsi per ogni generazione, che almeno, perché senza il tzaddik, una generazione senza tzaddik non potrebbe esistere, e il mondo non può esistere senza un tzaddik. Dunque, vedendo che sono pochi, Hashem, come riporta appunto la Mishnah, li ha sparsi nelle generazioni. Dunque, la spiegazione del problema che ho sollevato prima può essere trovata alla luce di ciò che Rabbi Chaim Vital, l'anno scorso avevo fatto anche la sua biografia, scrisse nello Shar HaKedusha, Etz Chaim, sezione 50, capitolo 2, che in ciascun ebreo, sia che sia un tzaddik, sia che sia un rasha, ci sono due anime. Infatti è scritto, e questo appunto lo vediamo, che le Neshamot, in Ishaya, per essere precisi, al capitolo 57, passo 16, c'è scritto che Hashem dice le Neshamot io Hashem le ho fatte. Dunque, perché parla al plurale quando parla di Neshamot? Perché allude alle due anime, appunto, che Hashem ha creato in noi. Dunque, in ogni persona, sia tzaddik che rasha, ci sono queste due anime. C'è un'anima che ha la sua origine nella Klipa e nella Sitracha, che vi ricordate, l'anno scorso vi ho ben spiegato questi concetti, poi comunque riprenderemo Grineider, che si veste nel sangue dell'uomo. Dunque, dov'è che si trova l'anima? Che Adam Anafesh, no? E in Vaikra 17:11. Dunque, c'è un'anima che ha la sua origine nella Klipa, nella Sitracha, e si veste del sangue dell'uomo e dà vita al corpo, come appunto è scritto, perché la vita di ogni creatura è nel sangue, e da questa neshama che si trova nel sangue provengono tutte le caratteristiche negative, che a loro volta derivano dai quattro elementi negativi che sono contenuti in lei. E quali sono questi quattro contenuti negativi? Sono l'ira, la superbia, che provengono dall'elemento del fuoco, che la natura del fuoco è di salire verso l'alto, poi l'appetito dei piaceri, che questo invece è
originario dall'elemento dell'acqua, perché l'acqua fa crescere ogni sorta di cose piacevoli, come è scritto. Poi, tre, la frivolità e la derisione, la vanteria, le chiacchiere inutili, che sono tutte queste dall'elemento dell'aria. E per ultimo abbiamo l'indolenza e la tristezza, che sono dall'elemento della terra. Dunque, e da quest'anima, con tutte... con tutti questi elementi negativi, chi proviene dall'elemento acqua, fuoco, terra, come abbiamo visto, da quest'anima derivano anche, però, non solo le caratteristiche negative che abbiamo elencato, ma anche quelle buone, che si riscontrano nell'intrinseca natura di Israele. Ad esempio in Balatania, per esempio la misericordia, il chesed, la benevolenza, la bontà, provengono anche, okay, da questa neshama. Infatti, nel caso di Israele, questa neshama, che vi ho detto che ha origini nella Kippa, ha l'origine non solo nella Kippa e nella Sitrachra, ma da Israele nella Kippat Noga. Vi ricordate che era quella che è un po', diciamo, neutra, tra virgolette, dipende da come la si usa, ok? Che contiene anche del buono, perché la Kippat Noga in realtà è originata, come poi spiegato nella Kabbalah, nello Zohar, dall'albero della conoscenza del bene e del male, esoterico ovviamente, non albero fisico, materiale. Le anime dei non ebrei invece sono emanate dalle altre Kippot, quelle impure, che non contengono in realtà questo bene, e questo poi è spiegato nell'Ezraim. E dunque, tutto, infatti, dice, il bene che le nazioni pagane fanno è fatto per motivi egoistici. Infatti, se si va a guardare la Gemara di Baba Batra 10b, a proposito del Passuk dei Proverbi, al capitolo 14, Passuk 34, la benignità delle nazioni è peccato. Infatti, tutte le azioni benigne e caritevoli compiute dalle nazioni pagane non sono, sono solo per la loro vanità. E l'abbiamo anche visto appena adesso nel Pasuk. Questo capo copiere cosa fa? Salvato, questo sogno che è interpretato nel modo giusto, perché dico salvato? Ne ha solo interpretato il sogno? No, perché come sappiamo l'interpretazione di un sogno è capitale. Ecco perché quando si fa un sogno di una voglia che ci impressiona, o anche un bel sogno, bisogna stare molto attenti a chi raccontarlo, cioè preferibilmente non raccontarlo, ma se proprio andare sul sicuro una persona che assolutamente lo interpreterà nel modo positivo, perché l'interpretazione del sogno è quello che poi avverrà. Dunque, se Dio non voglia si interpreta negativamente un sogno, Dio non voglia poi sarà così. Dunque, cosa vediamo? Che questo capocopiere tutto cosa fa? Va dal faraone, guarda, ti ricordo i miei peccati, ma solo per il tuo bene. In realtà era solo e soltanto tutto per il suo bene. Ok? Dunque, questo è. Poi ci sono, mi direte, dei non ebrei che fanno, quelli che hanno dato la vita per il popolo ebraico nella Shoah, nel corso dei secoli. Infatti si chiamano Hasidei Umot Haolam. Sono non ebrei, che però hanno delle neshamot molto speciali e adempiono al loro compito. Ecco, è Ruth che è entrata nel negozio. Arrivata. Ecco, cioè, vedete la foto del Rebbe, faccio vedere la foto del Rebbe. Guardate, parla così si vede. Sì, si è visto. Ruth, se non parli poi non si vede. Ah sì, scusate, devo parlare. Mi faccio vedere gli occhi di questo uomo. A proposito di Tzaddik, ecco, quando si parla di Tzaddik, al 200% il Rebbe era e è un grandissimo Tzaddik. Il Tzaddik e Sodolam della generazione, il pilastro. Ecco. Me ne prendi una, la voglio. Ecco, vai a vedere, vedete tutti i libri, non solo Chabad, ma ecco i Sidurim, le foto dei Rebbeim, bellissimo, bellissimo.
Sara, poi sai una cosa a proposito di quello che tu hai detto, stavi parlando proprio, guarda, ieri tu hai parlato di quattro elementi, dei quattro elementi, ieri proprio mi hanno detto i quattro elementi, dei quattro elementi che sono legati alle quattro città in Israele. Allora, e parla del fuoco, Jerusalem, acqua Tiberia, wow. Aria Sfat, e terra Hebron. Fantastico, bellissimo, grazie Ruth. Ecco, abbiamo un saluto del Rebbe, vedete? Ruth? Eccolo, vi saluta. Bella, bellissimo. Ecco, Rebbe ci saluta, ci benedice, che stiamo studiando la città, che lui aveva istituito questo studio, ecco, in questo modo, diciamo, giornaliero, Humash Rashi, bellissimo. Andate avanti, brave. Che emozione. E anche tu, le volte che puoi, sono... Ok, allora, oggi capitolo 2 del Tania. Allora, la seconda anima di Israel è veramente... Allora, abbiamo parlato della prima parte dell'anima, che fa parte della Klippa, della Klippot, della Sitrachra, nel caso dei non Yehudim, da Yehudim della Klippat Noga, non Klippa ma Klippat Noga, e adesso passiamo alla seconda anima. E questa prima anima, abbiamo detto, si trova nel sangue. Seconda anima di Israel è veramente, attenzione, tenetevi tutte forte, come riportato nel Talmud di Baba Batra 10b, parte di Hashem Kenice. Secondo quanto è scritto nei Proverbi, a capitolo 14, verso 34, Hashem ispirò nelle narici il soffio vitale. E anche, Allora, la seconda anima è veramente una parte di Hashem che è nei cieli, Iov 31.2, infatti non mi risultava, e il passuk appunto che vi ho letto è in Bereshit, allora, prima che ispirò nelle narici il soffio vitale, Bereshit 2.7, infatti non mi risultava perché guardavo gli appunti ma ho guardato male, scusate, e quando Hashem ha creato l'uomo, come sappiamo. E anche, e qui, no, quando nella tfilà del mattino, che poi è riportato anche nel Talmud di Brachot 60b, è scritto, e tu l'aspirasti in me, cioè che Hashem, come diciamo di mattina, che Hashem ha aspirato l'anima in noi. E qui arriviamo allo Zohar, che dice che colui che sospira, sospira dal suo profondo, cioè con la sua parte più interna e più intima. E questo perché è un elemento della sua più interna e più intima vitalità che l'uomo emette quando respira con forza. Perché come Hashem, no, ci ha ispirato questa sua, questa anima, questo soffio di vita vitale, e così sono sorte, parlando allegoricamente ovviamente, le anime del popolo di Israele nel pensiero divino, come è scritto in Shemot 4.22, il mio primogenito è Israele. E in Dvarim 14.1, voi siete figli del Signore vostro Dio. Dunque, perché veniamo considerati primogenito di Hashem, figli di Hashem? Cioè, come il figlio è tratto dal cervello di suo padre, così, in un certo senso ovviamente, l'anima di ciascun ebreo è tratta dal pensiero e dalla saggezza di Hashem Kadosh Baruch Hu. Infatti, Kadosh Baruch Hu è saggio, ma non di una saggezza percepibile, perché Kadosh Baruch Hu e la sua saggezza sono una cosa sola. E dice infatti il Rambam, il Maimonide, e anche i saggi della Kabbalah concordano con il Rambam, come detto nel Pardes di Rabbi Moshe Cordovero, anche nella Kabbalah della Rizal, Yitzhak Luria, che questo
che stiamo spiegando, trova espressione nel principio mistico della luce chiamata, come abbiamo visto, vedremo moltissimo ricordato, questa luce En Sof, questa luce dunque infinita, senza fine, che è un termine che si usa molto frequentemente nello Zohar, in tutte le opere cabalistiche, anche più tardi, per indicare Hashem inconoscibile, ecco. Dunque, Akadosh Baruch Hu si veste, dopo numerose contrazioni che avevamo studiato, vi ricordate, Tzimtzum, dei recipienti di Chochmah Bina Da'at, nel mondo, dunque, dell'emanazione della Tzilut, ma non ad un livello superiore. Infatti, come viene spiegato altrove, l'Ensof si innalza infinitamente al di sopra, trascende l'essenza e l'ordine del Chabad, Chochmah Bina Da'at, e che al suo confronto deve essere considerato un fattore materiale. Cioè, rispetto a Shem, tutti questi concetti molto spirituali, astratti, elevatissimi, rispetto a Shem, sono considerate quasi materiali. Come scritto, tu li facesti tutti con saggezza, no? Nel Tehillim 104:24. Dunque, Akadosh Baruch Hu è la conoscenza, è colui che conosce e non sta in potere in alcun uomo di comprendere chiaramente Chot Yesod e Torah 2.10, e in altre parole noi parliamo di Hashem, parliamo di Ensof, parliamo della Tzilut, parliamo dei mondi, ma in realtà tutti questi concetti ci superano altamente. E sta scritto, e qui siamo in Iov 11.7, vuoi tu scandagliare la profondità di Hashem, tu umano? Certo che no. Sta anche scritto, e qui andiamo a Isaia 58:8, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Lo marshevotai chi lo marshevotai marshevotefe. Dunque, pur essendoci miriadi, attenzione, miriadi di differenti gradazioni di anime, dunque di Neshamot, una categoria sopra l'altra ad infinitum, come le anime dei nostri patriarchi, Abraham, Isacco, Yaakov, di Moshe Rabbeinu, sono ovviamente superiori alle anime, molto superiori alle anime della nostra generazione che vive nel periodo che precede la venuta di Mashiach, e queste anime sono proprio come le piante dei piedi, i kvetà dei Mashiach, i kva, i acheve, come quella suola, no? E confrontate col cervello e col capo, cioè rispetto ai livelli molto più alti. Dunque, pur essendoci anche in ciascuna generazione, ovviamente, come abbiamo visto, dei capi tra gli ebrei, le cui anime appartengono alla categoria della testa, tra virgolette, e del cervello, però se confrontate a quelle delle masse degli ignoranti, e a parimenti delle distinzioni tra Neshamot, Nefashot e Nefashot, perché ogni anima consiste di Nefe. Allora, abbiamo parlato di anima, ma c'è, come abbiamo studiato già allora, Nefesh, Ruach, Neshamah, Chaya, Yachidah, sono cinque livelli dell'anima. Allora, Nefesh è il livello primo, ok? Dunque abbiamo questi cinque livelli, dunque le radici di ogni Nefesh, di ogni Ruach e di ogni Neshama, a cominciare da quelle delle categorie più elevate fino a quelle che hanno preso corpo addirittura negli uomini, insomma, ignoranti, di minor valore, tutti derivano, per così dire, sempre dalla mente suprema, che è la saggezza suprema di Hashem. Dunque, a prescindere dal livello della Neshama, l'origine di tutte le Neshamot di Am Israel provengono dal padre, come abbiamo parlato prima del padre, come il padre del seme, del padre il seme che è il risultato che viene dal cervello, come sappiamo, e adesso ve lo spiego subito. Dunque, il modo di questa derivazione è analogo appunto alla derivazione di un figlio dal cervello del padre. Sappiamo che perfino le unghie dei piedi hanno la loro origine dalla stessa goccia di seme che si è trasformata per 9 mesi nel grembo della madre
è discesa di grado in grado, cambiando di continuo, finché anche le unghie dei piedi hanno avuto origine da essa. Tuttavia, anche dopo che si è svolto tutto questo processo nel grembo della mamma, è ancora legata e congiunta in un'unità meravigliosa e fondamentale con la sua essenza e le sue caratteristiche originali, ossia con quelle di una goccia proveniente dal cervello del padre. Anche più tardi, nel figlio, le unghie traggono loro nutrimento, la loro vita, dal cervello che sta nella testa, come scritto nella Guarana, Sacanità, 31a, dal bianco della goccia di seme del padre sono formate le fibre, le ossa e le unghie. E nell'Etz Chaim Shamal, è detto, in relazione al principio esoterico delle vesti di Adam nel Eden, nel paradiso terrestre, che le unghie erano originate nella facoltà conoscitiva dell'intelletto. Dice che la Marescione e Chabà erano tra una delle spiegazioni coperti di unghie. E succede, dunque, per così dire, lo stesso. Abbiamo parlato dell'essere umano, no? Questo seme del padre che proviene dal cervello, che viene poi sviluppato dalla madre, ma in realtà anche una volta che il nascituro, dunque, cioè un essere completo, l'origine viene sempre, diciamo, non si stacca dalla sua origine, anche la persona già formata. E succede, per così dire, proprio lo stesso nella radice che ha nel cielo ogni nefesh ruach neshama di Israele, che sono discesi di grado in grado attraverso i mondi, dall'Azilut, poi alla Briah, poi alla Yetzirah, poi alla Siyah, dunque dal mondo dell'emanazione, creazione, poi formazione, fino ad arrivare al mondo dell'azione, tutti dalla sua saggezza, in confronto a quello che è scritto nel Tehillim 104-24, tu le hai fatte tutte con saggezza, con chokhmah. Dunque tutte le neshamot hanno origine nel livello di chokhmah, ilaha, chokhmah suprema, che è Hashem. Dunque, con tutto ciò, però, ecco ancora qui l'analogia, rimangono legate e congiunte in un'unità meravigliosa e fondamentale con la sua loro essenza, la loro entità originali, che sono, come abbiamo detto, l'estendersi della Chokhmah ilà, dunque della suprema saggezza. Tanto più, dicerebbe l'Admur Hazaken, che Nefesh, Ruach e Neshama degli ignoranti, attenzione, traggono nutrimento e vita da Nefesh, Ruach e Neshama, dai tzadikim e dai saggi che guidano Israele in ciascuna generazione. Dunque anche il più umile degli umili, più nel senso, cioè più ignorante di Torah, più lontano dalla Torah e Mitzvot, è comunque legato alla guida della generazione. Infatti prima appunto Ruth ci ha fatto vedere le foto dei tzadikim, di cui il Rebbe, capo della nostra generazione. E concludo il Pere con la Gemara Svachel ci spiega che il commento dei nostri saggi al Pasuk di Dvarim 30-20, che è detto, e attenendosi a lui nel commento, dice che colui che si attiene ad un sapiente nella Torah è considerato dalla Torah come se si attenesse alla Shekhinah stessa, e lo vediamo anche nel Talmud, Masechet Ketuvot 111b. Dunque chi è lontano dalla Torah o dal poter capire, percepire più di tanto, dal momento che si lega ad un chacham, ad un sapiente, ad un tzaddik, allora è considerato come se si legasse alla presenza divina, cioè come se si legasse ad Hashem. Infatti, attenendosi ai sapienti, Nefesh, Ruach e Neshama dell'ignorante sono legate e unite alla loro essenza originale, alla loro radice che, come abbiamo detto, si trova nella Chokhmah Ilah, come tutte le Neshamot degli ebrei, e Hashem, e la sua saggezza, abbiamo detto che sono una sola cosa, perché Hashem e la sua conoscenza sono una sola cosa. Dunque, chi si lega a chi detiene la saggezza in questo mondo, cioè ai tzadikim e ai saggi, è come se si legasse ad Hashem e alla sua propria origine, che è Hashem. Per ciò che riguarda invece coloro che peccano, attenzione,
volontariamente e si ribellano ai sapienti, allora però rimangono in vita. Allora da dove proviene questa loro vitalità? Dunque il nutrimento della loro vita giunge alla Nefesh Ruach Neshama, per così dire, da dietro la schiena, cioè da Achorayim si chiama, vuol dire c'è dare, no? Così, il viso, con un sorriso, e c'è lanciare indietro, no? Due modi di dare. Allora, è come se le forze vitali delle persone che peccano volontariamente contro Hashem, dal momento che sono vivi, ricevono la vita. Ma come la ricevono? Non mibchinat panim, dunque dal volto, ma dalla schiena, tutto allegoricamente parlato. Riguardo a ciò che è scritto nello Zohar e nel Zohar Hadash, che ciò, l'essenziale di comportarsi santamente durante l'unione sessuale, dunque, allora abbiamo dato tutto questo esempio, che noi tutte le Neshamot abbiamo origine nella Chochmailah, cioè il seme sarebbe la Chochmailah di Hashem, cioè proviene il seme dalla Chochmah come proviene dal cervello dell'uomo, e che siamo sempre legati e saremo sempre legati sia nell'umano e tanto di più spiritualmente alla nostra origine che è Hashem. Ecco perché, qui ci spiega il Balatania, il momento del rapporto intimo fra uomo e donna, del rapporto sessuale, è un momento importantissimo. Perché da questa unione poi nascono quelli che saranno i nostri figli, il nostro futuro, il futuro del popolo ebraico. E i figli generati appunto dagli ignoranti, eccetera, questo deve essere inteso nel senso che non... Allora, il momento del rapporto deve essere un momento molto sacro, i pensieri devono essere sacri, perché il pensiero si trova nel cervello. Il cervello è legato alla Chochmah. La Chochmah è quella dalla quale poi si crea il seme, ok? Dunque, non essendovi Nefesh Ruach Neshama, che non abbia una veste proveniente dall'essenza dell'anima del padre e della madre, perché qualsiasi anima che si porta al mondo ha origine nel Nefesh Ruach Neshama del padre e della madre, essendo dunque l'obbedienza ai precetti influenzata questa veste, perfino la benevolenza che Hashem largisce a ciascun individuo, li previene attraverso essa con la santificazione di se stessi durante l'unione sessuale. Molto forte. Si fa in modo, dunque, quando uno in quel momento dell'unione intima tra uomo e donna, tra marito e moglie, si santifica, questa santificazione fa in modo che l'anima del figlio che nascerà da questa unione discenda una veste santa. E Sara? Qua... Sì. Domandina. Un secondo, però. Secondo ok, mia... finisce. Sì, sì, finisce, finisce. Per quanto riguarda, per quanto grande possa essere un'anima, ha tuttavia bisogno della santificazione del padre e della madre. Cioè, anche se c'è quest'anima bellissima, grandissima, elevatissima, che deve arrivare in questo mondo, da questa coppia deve fare il click, deve essere recipiente, cioè deve essere meritare questa Neshama, e lo merita tramite l'unione, il momento, il pensiero e la santificazione di questo rapporto che poi porterà alla creazione di questo, di questa persona con questa anima. Per quanto riguarda invece l'anima per se stessa, succede a volte che un'anima infinitamente elevata viene ad essere il figlio di un uomo disprezzato, di bassa estrazione. Vediamo persone veramente lontanissime, poi proprio è a nostro figlio che è un tzaddik, che ha tratto dalla Torah del mese. Ma insomma, questi qua cosa c'entrano con sto figlio? Allora, questo è un concetto bellissimo, però è spiegato, come dice il Balatania, da Rav Yitzchak Luria, se sono l'Ibraha, nei Likutei Torah, commentando la parasha di Vayera, e nel Tamea Mitzvot, commentando la parasha di Bereshit. Dunque, abbiamo oggi fatto due giorni, e due giorni che erano lunghi in particolare, perché a volte oggi tutto il secondo Perek, la parte di oggi, era un po' lunga, però ne ho approfittato. Primo, perché siamo due domenica, siamo più rilassate. Due, perché siamo ai primi prakim del Tania, dunque dobbiamo essere più chiari possibile. Dunque, per sintetizzare proprio tutto quello che abbiamo, almeno la seconda parte, per effetti che abbiamo studiato oggi, vediamo che
l'importanza dunque di santificarci anche nei momenti più intimi, perché questo porta poi le neshamot che dipendono dal pensiero e dalla santificazione di questa unione. Questo perché? Perché l'origine dell'anima di ogni ebreo è Hashem, ovviamente, e della Chochmah di Hashem, ma anche il pensiero dei genitori. E poi mi direte, però, non sempre si hanno rapporti intimi per avere figli, per chi, per esempio, Dio non voglia, non può averne, o è sterile, o chi donne che sono già in menopausa, e via dicendo. Allora c'è la santificazione in quanto mitzvah, perché l'uomo che si unisce alla moglie e che non le fa mancare questo bisogno, diciamo, fisiologico, e lo fa con rispetto, con amore, con diciamo tutti quei sentimenti richiesti dalla Hashem e dalla Torah, è già un modo di e pensa solo a sua moglie e non a nessun altra o nessun altro, Dio non voglia, eccetera. Già, perché quando si parla di santificazione, ovviamente ci sono diversi livelli, ci sono livelli altissimi dove uno in quel momento pensa alla Kabbalah, Hashem, e c'è invece chi non arriva a questi livelli a pensare a questo, però già che pensa solo a sua moglie in quel momento e che in quel momento le vuole bene, è attratto da lei, purtroppo per certe persone già questo è un livello. Però ovviamente noi aspiriamo molto di più, e dunque sia nel rapporto intimo che in tutte le fasi della nostra vita, quando ci cibiamo, quando mangiamo, quando dormiamo, devono essere dei tramiti per un tramite per servire Hashem e vivere a pieno con gioia la Torah e le mitzvot. Vai Ruth, mentre Redne ci prepara la pagina. No, in parte volevo sapere una cosa. Tutto questo che tu hai detto, proprio ho sentito il discorso che hai fatto finale, mi volevo ricollegare a questo proprio. Ma tutto questo viene a mancare nel momento in cui esiste un rapporto kadosh e tutto quanto. Ma magari quando una coppia prende un figlio in adozione, allora a questo punto mi manca un passaggio. Il passaggio che quel figlio è stato concepito da qualcuno che non sappiamo in realtà. E non sappiamo che pensiero aveva nel momento che la concepisce. Esatto, non conosciamo niente di questo suo concepimento. Ma allora tutto questo viene a mancare. Allora, questo mi riporta a... e qui sei Rehov Yaffo, giusto? Tra parentesi. No, qua so Ben Yehuda, Ben Yehuda volevo dire, Ben Yehuda, sì, Ben Yehuda. Sì, pensavo Ben Yehuda, ho detto... sì, no, riconosco, come vi ho detto, ho vissuto anni a Gerusalemme. Allora, bellissimo. Allora, questo mi ricollega a un altro detto che si dice che un tzaddik che nasce e cresce fra Reshaim diventa Rasha. Viceversa, un Rasha che cresce con tzaddikim diventa tzaddik. Dunque, per quanto sia importante il momento del concepimento, ovviamente come abbiamo visto oggi, però... in caso di adozione o altro, eccetera, come dicevi tu giustamente, dal momento che si cresce il figlio in un ambiente totalmente puro, di Torah, di mitzvot, di massim tovim, eccetera, sacro, allora questo figlio comunque si eleverà a livelli anche molto alti. Dunque, bellissima la tua domanda. E René, come concludiamo oggi? Oggi ne abbiamo 24 di Kislev e si va dal Perek 113 al 118 compreso. Allora, se vi ricordate, ogni mese il giorno 24 è dove ci abbiamo tutto l'Allel. Sì. Da domani mattina per 8 giorni reciteremo l'Allel. Allora, noi già ci prepariamo il Teilim di oggi, ma in realtà è anche l'Allel. Allora, siccome la mattina non preghiamo insieme, perché questo ancora purtroppo non lo facciamo, ma spero domani che sarà Tashem al Tempio, io forse vi registro un attimo anche, ma allora già cantiamo oggi insieme. Alleluia! Alleluia de Adonai, Alleluia Shem Adonai, Yishem Adonai mevorach me'atta ve'adolam. Mimizrach shemesh ad mevo, me'ulal Shem Adonai, ramal kol goyim Adonai, ala shamayim kvodo. Mica Adonai Eloheinu, amati la shavet, amashpili lirot bashamayim uvaretz,
me kimi me afar dal me ashpoti yarim evyon le hoshivi im nedivim im nedive amo moshivi akeret abay em abanim smecha aleluya. בצאת ישראל ממצרים בית יעקב הייתה יהודה לקודשו ישראל עם שלותיו הים ראה וינוס הירדן איסוב לאחור הערים רקדו חנים גבעות כבני צאן, מלך הים, כי תנוס הירדן, תסוב לאחור, הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלפני אדום, חולי ארץ מלפני, אלוה יעקב, ההופכי, הצור אגמי, חלמיש, Maino main c'è 15 cutet lo lano adonai lo lano chi ne shimchat en kavod al chasdecha al amitecha lama yomru aguim ayena elohehem velohenu bashamayim kol asher chafetz asa atzabehem kesev zahav maase yedei adam perahem velo yedaber einayim lahem velo yiru oznayim lahem velo yishmau af lahem velo yerichun ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא ילכו, לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא, בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא, יראי אדוני ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים בארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן בני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. שנתוסבת שקופתת זרי, אהבתי כי שמע אדוני את קולי תחנוני, כי היטה אוזנו לי ובימי יקרא, אף אפוני חבלי מוות, ומוצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני יקרא, אנה אדוני, מלטה נפשי, חנון אדוני וצדיק, ואלוהינו מרחם, שומרת פתאים אדוני, דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל אדם חוזר. מה שיב לאדוני כל תגמולי? כוס ישועות אסאוב שאיב אדוני, כבר נדרי, אדוני ישלם, נתנה וכלו. יקר בן אדוני, אמבת לחסידיו, אנא אדוני, כי אני עבדך, אני עבדך בן עמתך, פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח, תודה ובשם אדוני קרא, נדרי לאדוני ישלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני, בתחוצר ישרם הנלויה. הללו את אדוני, כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת, אדוני לעולם הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ירא אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי יה, אנא אני במרחביה, אדוני לי לא ירא, יעשה ידם, אדוני לי בעוזרי, ואני ירא בשון, באדוני, מבטוח באדם, טוב לך עשות, באדוני. לא יהיה לבמנג'ר, אפשר. מבטוח בנדיבים,
col goim se vavuni beshe madonai chiamira sabuni am se vavuni beshe madonai chiamira sabuni chidvorim doachu kesh kotzim beshe madonai chiamira dachod chitanin pol vadonai azarani ozi bezimratia vairi rishua corina vishua beaole tzadikim Yemin Adonai Osachai, Yemin Adonai Romema, Yemin Adonai Osachai, Lo Amut Kiehye, Vasaper Maseya, Yasor Isrania, Velamavet Lonetanani, Pitchuni Share Tzedek, Avovam Odeya, Zehasha Arna Adonai, Tzadikim Yavovo. Odecha Kiani Tani, Vatei di Yeshua, even masu abonim, haita le rospina, metadona yaita zot, iniflat benem, ze hayom asadonai, nagila venis mechabo, anadonai yoshiana, anadonai atzlichana, baruch haba beshem adonai, berachnuchem mibet adonai. El Adonai vaya ermano, isruhak bavotim, ad karnot famizbeach eliata, veodeka Eloai aromemeka, odul Adonai kito, kide olam chasdo. E voilà! Zchut Rabbi Melech HaMashiach yagen alai, ve'al kol ohavai, ve'al kol mi shebeshem Yisrael yechune, ve'al kol ohavei ve'tomchei Yisrael. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועדה. שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני, כי שם יש כסאות למשפט, כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, משלי אוהבייך, שלום בחילך, שלווה בארמינותייך, למען החי ורעי, הדברה נע שלום לך, למען בית אדוני נלינו ורקשת תוכלך, זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי וכל בשם ישראל יחונה, ועל כל אוהב בתוך ישראל. Come ho cominciato il perché mi sono ricordata, ma ho fatto dopo, va bene. Ragazze, fantastiche siete, di più. Oggi abbiamo fatto anche il recupero di ieri, anche tutto per Expert del Tania. Per quanto dico e ripeto, ci vorrebbe veramente, veramente un'ora minimo per ogni Perec, se non due. Però noi il tempo che abbiamo è quello, un assaggio lo facciamo,